con te è bello quando Carlita Dolce faceva i video, i vlogmas con Max Agrodolce. Sono finiti quei tempi, adesso Max non c'è più. Chissà che fine ha fatto. Un po' come il vecchio Buoncaro Neil. Ho saputo che ha aperto un canale, però insomma non è che mi interessasse tantissimo. Oggi è il primo giorno di vlog. Se mi seguite su Instagram lo sapete già. Quest'anno, che poi è anche la prima volta che vlogo a dicembre, farò i weekly vlogmas. Quindi ogni venerdì troverete un vlog sul mio canale, che racchiuderà tutta la settimana. Ora non che a casa mia si respiri aria natalizia più di tanto, perché noi facciamo sempre l'albero l'8 dicembre, però se vi ricordate l'anno scorso ve l'avevo già detto, a casa mia non si fa l'albero di Natale, si fa la foglia di Natale, perché mio padre va in campagna, prende tipo delle foglie di un pino e beh, insomma non mi piace proprio, quest'anno vorrei costringerli a riprendere l'albero di Natale che abbiamo in cantina, ma chissà com'è, non me lo ricordo più, non lo apriamo tipo da 7 anni. Infatti per un sacco di tempo non abbiamo fatto l'albero di Natale. Mi sa che da quando Giulio è andato a vivere a Roma l'abbiamo fatto pochissimo e poi ormai mio fratello non viene a Natale da un po' di tempo, però io ho detto sentite, cioè se non c'è albero di Natale a casa non c'è Natale, già lo festeggiamo veramente in modo tremendo perché siamo tipo soltanto noi a casa con il nonno, siamo quattro, tristissimo, però ho detto almeno l'albero ci deve essere e poi comunque si possono fare un sacco di foto con... Questo cosetto, diciamo, è quello che è rimasto da Enna, però è tenerissimo, non potevo lasciarlo lì. Cioè, alla fine penso che lui sarà il mio unico sfondo dei video, non credo che mi apriranno l'albero nuovo, cioè nuovo, l'albero che avevamo prima. Penso piuttosto che riprenderemo la foglia di Natale. Che tristezza, cioè devo rifare il letto, un macello. Ho pulito a terra però, grandissimo. Cosa c'è? Ah, sono andata da Zara e ho preso il pacco delle pochissime cose che avevamo ordinato col Black Friday dal sito. In realtà ho preso soltanto un cappotto e un maglione, mia madre si era presa un'altra cosa. E quindi c'ho il maglione lì, dovrei sistemarlo. Abbiamo una cena a casa, infatti qua c'è un regalino. Per la piccola Egle, le facciamo una caccia al tesoro, tipo. Soltanto che sono le 8:30, io sono abituata a mangiare tipo come le galline. Quindi sto spizzicoliando tutti gli antipasti, forse per loro saranno rimaste due fettine di salame, me le sono mangiate tutte io. Le olive pure, ho beccato un'oliva con l'aglio. Oh. Scusatemi ragazzi se domani puzzerò d'aglio. Infatti domani vado a Roma. E vado a Roma perché girerò un video con Eleonora The Lady e con Kevin Ruiz. Sono un sacco contenta. Vado a dormire da Raita Sin e sto 4 giorni, un sacco di tempo, cioè un sacco di tempo, però molto più che a Milano. Infatti non mi sono lavata i capelli oggi, cioè faccio schifo, faccio tipo questa pettinatura da mostro, perché tanto domani mattina mi faccio lo shampoo, vi faccio vedere come sono vestita. Ho questo maglione che ho preso da Zara col Black Friday, mi è arrivato oggi, cioè nel senso mi era arrivato il pacco e quindi oggi lo indosso per la prima volta. E ho messo in vita una cintura, anche se dovrei fare un altro piriculo, ma niente, così va bene. E poi lo stivaletto con il cosetto di Primadonna che io avevo comprato un sacco di tempo fa e che adesso praticamente hanno tutti i negozi e tutte le ragazze. Per questa ragione non lo indosso tantissimo, però insomma per stare a casa va bene. Non mi sono messa calze perché tanto sopra c'è il camino acceso e quindi va bene pure. Certo, i capelli olio. È tardissimo, mezzanotte e mezza e io ancora devo farmi la valigia. Domani mattina mi devo svegliare almeno tipo alle 5, non lo so perché devo lavarmi i capelli. Però il ricordo di questa serata, cioè io ho appena finito di fare la valigia, diciamo. Qua c'è già mi servono le buste delle scarpe. Poi adesso vado a letto e mi sveglio tra 2 ore, tipo. Buonanotte. Buongiorno, sono le 7:30 del 2 dicembre. Tra 10 minuti scendo, vado a prendere il pullman per andare in aeroporto. E sono sveglia tipo da, non so, 3 ore. Ho un problema. Non riuscivo a passare i file che avevo nella schedina della macchina fotografica sul computer. Quindi ho fatto una cosa strana. Io spero vivamente che non si sia cancellato il vlog di Milano. Veramente. Perché altrimenti sono proprio una frana. Niente. Cioè, Gloria e la tecnologia. Due mondi a sé, un po' come Gloria e l'inglese. Ricordiamo che questo è un assegnato e trovate scritto sulla vostra carta di parte. Dovrà scambiare la lettera una volta.
Individuate il vostro posto a sedere, gentilmente liberate il corridoio della cabina permettendo a tutti i passeggeri di prendere il proprio posto. Sono salita in pullman, spero che sia il pullman giusto. Mi sono dimenticata di dire questo, il pullman che devi prendere. C'è per caso qualcuno che riconosce il posto in cui sono? Per caso? Ho appena fatto il primo caffè nella casa di Ale, nel senso che lei non l'aveva ancora fatto prima. Io non sono molto brava a fare il caffè, lo sanno tutti che la cosa che mi viene meglio è mettere la cialda, mettere tipo il pallino per far uscire il caffè. Quindi, non so, forse al massimo sarà un po' bruciato. Ciao Gloria, che stai editando? Mi sento le sopracciglia tipo... Secondo me non è un prodotto fatto bene con l'inci. Secondo me non faceva benissimo. Niente, noi abbiamo fatto pure il video sul canale di Ale, quindi quasi certamente lo vedrete. Sto aspettando tale... No, forse non posso dire nome e cognome. Sta venendo tale. Esatto. Vediamo, se doveste vedere questo video allora vuol dire che sono arrivata sana e salva. Beh, si spera. Cosa fammi sapere, scrivimi, chiamami, se tipo sei un tipo lo sco, non so, scappa. Sei partorendo, se esci così... Indovinate con chi sono adesso? Con Raitasina! Raitas, lo sai che Nina ha partorito oggi? Sì, il mio piccolo cagnolino. Buongiorno! È arrivato il momento del pranzo! Raitasina mi ha cucinato una succulentezza. Che facciamo? Faccio l'assaggio? Tipo poi faccio... Vado, l'assaggio? Solo così per ora, anzi mi prendo un fungo. Che schifo! Che buona Raitasina, sei diventata Carlo Cracco! Sono chiaramente già in ritardo, c'è quel Raitasina sdraiata sul divano. Adesso vado alla metro e mi incontro con Kevin. Che ovviamente mi sono scordata di filmare. Sono da Inglot per l'evento che ha fatto Ele. E qua ci sono altri due personaggi famosi. Personaggi famosi. Ciao! Famosissima, tipo che fa? Ti hanno riconosciuto la ragazza al tuo giotto? No, sì, l'hanno vista. Ci hanno visto tanto. Non andate a comprarlo. Pallone. Tutte le cose da prendere. Oh, che cosa hai fatto? Anche loro sono anche loro. No, vabbè. Vero, comunque anche il pantalone c'entra. No, vabbè. Ti prego. Ma solo che la mia è piede pure la tua. Tutto così. Sono uguali anche noi. Appuntini. Siamo venuti in un posto che si chiama Dolce. No. Che non è dolce come i pressi, questa cosa. Non è dolcissimo. No. No, sicuro una tipa di qua di cosa. Quindi ecco, ti cosa, un po' cattivo. Ciao! Deborah! Come è andato questo incontro? Benissimo, sono troppo contenta. Vado per un'altra domanda. Esatto. Io non vedo l'ora di vedere il vlog. Ciao. Io voglio vedere i vlog così vedo anch'io cosa avete. Secondo voi ce la faccio a mangiarlo tutto? Quanto è bello. Sarà troppo grande. Quanto è bello il cibo. Siamo tipo ad uno di quei momenti incasinati perché non c'è mai nessun programma tematica. Al momento del conto dobbiamo pagare. Momento tragico. È tipo, viene in 20. Quanto farà? Uno, perfetto. Ti vorresti di Venti, mi hai dato 10. Deborah, scusami, perciò qua ci sono sempre 50 euro meno. Sì, perciò meno 27,5. Poi c'è comunque qualcuno che ha messo 50. 125. Conti soldini. Adesso dovresti tirarli tutti sul tavolo. Sono tipo quasi le due. No, non è vero, è quasi l'una. E sono appena arrivata a casa di Raitasina. Sono un'amica di Marta. È bello Raitasina. Dai, sono cattivissima. Sì, secondo me sì. Buongiorno, con questo filtro di perfezione del viso sembro tipo la sua photoshoppata di prima mattina. Oggi sono vestita un po' una merda perché ho questo maglioncino verde che poi non ho capito che cosa è, qua è una macchia, è scolorito. Poi l'ho comprato così, tristezza. Dei pantaloni tipo a spiga. E le scarpe che avevo ieri. E poi mi sono messo un cardigan perché secondo me fa freddo. E vado a fare colazione a casa di Ele. E saremo io, Ele ed Ebs.
è Carolina. E niente, in realtà io ho già fatto colazione, quindi vado a reinaugurare la caffettiera di Eleonora che ho usato io per la prima volta a casa sua. E adesso mi sono bevuto un goccio di caffè perché, cioè, ragazzi, forse ho capito che siamo noi siciliani o comunque noi del sud che beviamo una quantità di caffè spropositata, ma io altrimenti non mi sveglio, cioè non ci riesco proprio. Volevo ringraziare tutte le ragazze e ragazzi che mi hanno fermata ieri all'incontro di Ele, che mi hanno chiesto una foto. In realtà ero un po' in incognito, non sapevo se dirlo a voi o comunque a qualcuno, però mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Poi è stato veramente un bel incontro, c'era un sacco di gente. Kevin è un animatore turistico, tra l'altro lo vedrete tra poco. Le impostazioni della tua app preferita, quella che mi fa sognare e basta, perché poi, ma solo io vengo brutta. Comunque c'è un'applicazione che modifica tutte le facce e io vengo brutta. No, io pure vengo bruttissima. E Christian 2, raghi. Stavo dicendo buongiorno, non stavo registrando, ma cioè, sono così con la scogliosi dopo sto mini vlog. Kevin è altissimo, stai normale? Sembri tipo la nonnina di Titti. Vabbè oddio. Beh. Io la mamma, per la mia preferita. Sì, dove devi? Sì, a me, cioè, io, quando tu eri un anno. Che cazzo? A 15 anni, Carmine. Andiamo 19, dai. Ho passato bello, la maturità, bello, fortunatamente. Bene, è andata. Sì, davvero. Dove siamo? Ti ho detto benvenuta a Roma, perché viene a Roma lei che si vive giustamente la vera vita romana, no? Il disagio, che i mezzi non funzionano, quindi adesso devo prendere una navetta sostitutiva per arrivare a un pezzo, per prendere un altro mezzo per arrivare da me. Sì, ma io gli ho detto, almeno qua ci sono. Ma voi da dove andate in giro con le biciclette? Ma di che te lamenti? Ma te la vedere, se me la amesti. Dove sono? Riconoscete questo posto? Guardate le orecchiette! Manca ancora qualcosa. Ciao! Che quanto non capisco perché mi ha spuntato una puntina qua. Boh. Comunque noi adesso mangiamo la pizza. Sono troppo contenta perché siamo andate da Nyx. E, cioè, siamo andate a Porta di Roma. Sono andata da Nyx perché c'era Deborah e mi hanno fatto un regalo, lei ed Eleonora, grazie ragazzi, mi avete fatto un sacco contenta. Mi hanno preso la palettina di Huda, quella piccina, che è comunque è molto piccina, però io l'avevo già vista. Senza sasso. Come è stato uccido? No! Io non mangio la pizza senza sasso. Oh no! Oh no! Una pizza, un supplì dopo, si nota dal reset, ma un trucco un po' più strong, perché ieri ho regalato a Retasin la Naked It, però va di che ho sfumato malissimo, forse, beh, comunque me la sono provata. E niente, ci siamo accorte quando è arrivata la pizza che abbiamo ordinato una pizza che non volevamo, però in realtà è riuscita bene, secondo me era molto buona. E niente, vi stavo dicendo che a Deborah e Leonora mi hanno fatto un regalo di compleanno. Niente, nel frattempo c'è la scelta di Sabrina, un sacco di applausi. Tipo, scelta mandata, boh, 70 anni dopo, sulla 5. E quindi mi hanno fatto questo regalino, io sono troppo contenta, grazie molte. Se mi arrai così. Niente ragazzi, ma che risate che ci stiamo facendo col Grande Fratello. Forse è tipo la seconda volta che io guardo il Grande Fratello. Ho sempre visto soltanto i GFD di Kevin, che sono quelli riassuntivi. E quindi niente, no, figurati. E niente, quindi ci stiamo facendo troppe risate. Ma voi lo sapete quanto ha guadagnato Maggio io a puntata? Cioè, di cioè, beh, io voglio andare al Grande Fratello, assolutamente. Buongiorno, noi abbiamo fatto colazione, Giulia ha fatto i pancakes e è arrivato il momento di fare la valigia, c'è un macello. Non so come, io riesco a fare un macello proprio così. Bellina così, no? Ma poi non ho capito, ho tipo questa puntina qua da ieri, boh. Dai, Tasin, fa un sacco di... Vi faccio vedere soltanto questo. Praticamente questo è l'aereo che mi porterà a Palermo. Siccome io mi sono disegnata gigante qua, dove Retasin copre, non c'entrerò. Quindi devo stare con la testa di fuori. E qua dove ci sono le ali, i piedi.
io e Raitasin ci siamo sedute a mangiare in un posto, ma in realtà io volevo dirvi, ragazzi palermitane, io lo dite a Raitasin, difficilissimo, io lo dite a Raitasin che a Palermo si chiamano arancine, quindi se tu la mangi a Palermo è arancina, se tu la mangi a Catania è arancino. Siamo chiari? Considerate il fatto che ho mangiato due cestini di palle prima e pure una bruschetta, secondo voi ce la farò? Raitasin, ce la farò? Allo? Buongiorno, oggi è 6 dicembre, mancano 3 giorni al mio compleanno e 2 giorni alla fine del primo weekly vlogmas, quindi spero stia andando bene, non lo so. Oggi è il 6 dicembre, quindi è il compleanno della mia personal trainer online. Tanti auguri Giulietta, un bacio grandissimo, un grande abbraccio, spero che questo compleanno stia andando bene per te. Ma voi che cosa dite ogni volta dovete fare gli auguri per il compleanno? È una tragedia. Comunque niente, lo so Giulia, adesso devo allenarmi, cioè proprio sta settimana mi metto di impegno, settimana scorsa è stata una tragedia, però ormai ci alleniamo insieme da 3 mesi e vi lascio qua giù nell'info box il suo Instagram nel caso in cui siate curiosi e vogliate contattarla. Adesso mi devo mettere ad editare il vlog della settimana scorsa a Milano e ve lo lascio, cioè ve lo metto online oggi se ci riesco, e poi devo studiare, devo fare mille cose, tipo sistemare anche tutto quel macello di valigia. A grande richiesta torna la vestaglia più amata sul web. Comunque diciamo che sono le 8:30 e il più grande dilemma oggi è: ma come mi trucco? Mi trucco sui toni del rosso o sui toni dell'oro? Cioè non mi trucco con tipo colori oro, marrone, così da un sacco di tempo. Come potete vedere ha vinto il make up sui toni dell'oro, marroncino. Oggi mi andava così. Sulle labbra ho indossato Middle Karma di Nabla. Vedete qua c'è tipo ancora lo swatch, anche se l'ho pulito, di un ombretto che ho ricevuto da Inglot all'evento di Eleonora. Ed era tipo un ombretto verde, cioè ce l'ho ancora. È un po' particolare, non avevo ombretti verdi nella mia collezione. Quindi sulle labbra ho questo rossetto liquido che possibilmente è quello che sto utilizzando di più per adesso, ma non credo che voi vediate bene il colore, però lo vedete benissimo nel vlog di Milano che vi lascio qua in una scheda informativa, ma è comunque l'ultimo video che ho caricato, credo. Sì. Stasera sono vestita malissimo, cioè sembra che io stia andando all'università, è l'unica cosa che mi distingue da me all'università. Oddio, scusate per tutto il delirio che c'è sul tavolo, ma non è stata una grande idea fare il tavolo lunghissimo perché è semplicemente un posto in cui appoggio molte più cose di quelle che potevo appoggiare su un tavolo piccolo. Comunque l'unica cosa che mi distingue da me che va all'università è la borsa, perché credo che porterò una borsa piccola. Vabbè, comunque io adesso dovrei anche dire alle ragazze che sono pronta. Purtroppo non vi porterò con me proprio per il discorso della borsa. Quindi noi ci vediamo domani mattina. E domani è il penultimo giorno, anche perché non so bene, forse venerdì vloggo di mattina, di pomeriggio. No, perché no, mi sa che ci salutiamo domani sera e venerdì. Oddio, non lo so. Buongiorno, tra 2 giorni è il mio compleanno, faccio 23 anni, penso che l'avrò detto 1000 volte in questo vlog, però è sempre meglio ripeterlo, così mi fate tutti gli auguri. Io ci tengo tantissimo al mio compleanno, quando ero piccola molto di più, adesso in realtà non lo so, sono ancora piccola, cioè lo so, nel senso io esco sempre con gente un bel po' più grande di me, quindi sono sempre la più piccola di tutti, però in realtà 23 anni, dai 23 ai 25 un passo e dai 25 ai 30 pure, quindi non lo so se sono ancora contenta, sicuramente sono contenta di ricevere i regali, fai così, vivo il materialismo sempre e comunque, no in realtà è che la mia coinquilina tipo ogni anno si fa sgamare, cioè ogni anno io riesco a capire cosa mi ha regalato o comunque si fa sfuggire qualcosa. Quest'anno niente, cioè quest'anno mi sta tenendo l'effetto sorpresa
tantissimo, non me l'aspettavo. E tipo oggi mi ha mandato tipo il pacco, quindi credo che lei abbia ordinato qualcosa online, perché le è arrivato un pacco con il mio regalo, o almeno questo è quello che mi ha fatto credere. E niente, sono troppo curiosa. Per fortuna mancano solo 2 giorni, perché in realtà a me non piace rovinarmi l'effetto sorpresa. Non so se invece voi siete tipo di quelle persone che ogni volta poi si fanno dire che cosa verrà regalato, oppure sono io l'unica che è tipo è da forse 10 giorni che chiamo Valeria ogni giorno dicendo cosa mi hai regalato? Ma mi piacciono i regali. Comunque oggi è tardissimo, mi sono svegliata proprio tardi perché ho un sacco di sonno arretrato, non so per quale ragione, e poi comunque ieri sera ho fatto tardi. Ho messo sulle labbra il balsamo labbra di Nuxe che ho preso l'altro giorno in aeroporto e che mi piace perché è proprio emolliente, c'ha un bel effetto sulle labbra. E poi su contorno occhi, perché sì, ormai uso sempre il contorno occhi sul viso, ho messo il Secret Occhi e Secret Viso di Mediterranean Beauty, che è un marchio con cui sto collaborando ormai da un po'. Non ve ne ho ancora parlato perché ci tenevo proprio a provare bene i prodotti, ma mi sa che domenica esce un video un po' speciale nel quale vi parlerò anche di questo marchio. Sono contenta perché è proprio un marchio bello, mi stanno piacendo tanti i prodotti. Il contorno occhi non è idratantissimo, però mi sa che ho 23 anni ancora, non è che io abbia bisogno di chissà quale idratazione. Non è vero, invece il contorno occhi secco, però mi sta piacendo. Sempre in questa postazione, ma è arrivato il momento di togliermi i puntinelli dal naso e rifarmi il semi permanente. Rifaccio sempre, io uso CND Shellac, se ancora non lo sapete, rifaccio sempre Rouge Right, che è tipo un color bordeaux, perché è un po' sparto, siccome non so ancora come vestirmi, chiaramente come vestirmi il mio compleanno, si intende. Ho finito le unghiette, l'unica camurria di fare le unghie a casa è che ci si sta un sacco di tempo, perché ovviamente se te le fa un estetista, cioè ti fa 2 mani contemporaneamente, invece così io ci sto almeno 1 ora e mezza. Un po' tantino. Comunque io ho mangiato le bruschette di mio padre, un giorno vi farò vedere come le fa, sono bruschette un po' diverse rispetto a quelle che si fanno solitamente, sono sempre col pomodorino, però buone buone. Eleonora mi ha fatto venire una voglia di sedermi a terra. Mi siedo sempre a terra adesso, non so veramente perché, non è comodissimo. Comunque niente, io adesso non ho sistemato molto, però forse ho ancora un po' di tempo, anche perché, cioè prima di andare a letto, non trovo più lo spinotto del caricabatterie dell'iPhone, non so dove l'ho messo. Certo, vivere in un macello non aiuta, diciamo. No, ma adesso si cambia regime. Forse. Niente, ragazzi, io ora mi metto ad editare questo vlog, quindi io spero che il primo weekly vlogmas vi sia piaciuto. È un po' confusionario da girare, però spero che sia venuto bene. Fatemi sapere, lasciatemi un commentino qua giù. Mettete un pollice in su al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, monelline. Vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exa, exa. La retro!